Sul amici, bentornati al mio canale, io sono Adanai e oggi torniamo insieme a Bri nella Parents Legacy Challenge. Eccoci qua. Bri è qui in cucina appena sveglia che sta leggendo al piccolo Tristan, visto che lui ce l'ha come aspirazione e sempre per la sua aspirazione dovrà assolutamente comprargli degli scacchi, prende la stessa che aveva Savannah. Quindi intanto cerchiamo di farlo leggere per un paio d'ore con un adulto, e quindi è qui che legge insieme alla mamma. Ma non è passato un'ora, ma pazienza, perché possiamo notare che qui mi hanno distrutto tutto e io devo riparare assolutamente. I compiti tu li avevi fatti, sì, fai così, ma sei a posto tesoro? Sì, tutto sommato, dai, gioca. Troppo bassi per interagire con gli oggetti, ok, niente, quindi deve essere lei a ripormi il bucato. Poi, se non sbaglio, qua c'era il bucato, devo continuare a fare questo bucato. Abbiamo raggiunto il livello 2 di manualità, e beh, certo, qui a forza di riparare. Amelie, tu amore, ti puoi svegliare, in parte stai benissimo, vedo, quindi dormi ancora, dai. Andiamo un po' veloci mentre lei ripara tutto. Qui faccio meno tagli anche per correttezza, essendo una sfida, non mi sento di farla come Vita la Sims, che magari posso fare tagli e tutto il resto. Fatti una doccia veloce. Ok, gioca con tua sorella, che la facciamo svegliare. Amelie, hai fatto la doccia? Non ancora? Dai, così sei felice, ti giochi sta partita, anche se adesso è andata a scuola, quindi in realtà non facciamo in tempo. Niente scacchi, ragazzi, niente scacchi. Abiti usati per aver indossato del bucato usato. L'abito di Tristan non è propriamente fresco di lavatrice, ma d'altro canto non rischia di essere rimproverato per averlo indossato. Dedica però un po' di tempo a fare il bucato nei prossimi giorni. Cioè, qui stiamo facendo... Ah, no, si è rotto! No, vabbè, ma lei è sfigatissima! È l'unica a cui si è rotto! No, sfiga! Ok. Sostituiamo l'acqua e facciamo il bucato, dai. Fruga nelle tasche. E fa il bucato. Poi io la volevo mandare anche alla radura silvestre a pescare un po'. Anche per vedere se troviamo qualcos'altro di valore, visto che lì butta abbastanza bene. Abbiamo trovato 25 simoleon. Quello che mi dispiace è che... No, questo lo buttiamo via, non troviamo componenti. Vai, butta. 30 simoleon guadagnati, dai. Dobbiamo curare assolutamente il giardino. Far evolvere le piante. Dai, una volta fatto questo, andiamo alla radura silvestre. Laviamo sto bucato. Voglio una lavatrice adesso. Il rapporto sui diritti d'autore potrebbe andare meglio, però. Vabbè, chiozza d'acqua che abbiamo fatto. Il lago, ragazzi, il lago sull'erba. Dai. Veloce, veloce, veloce. E poi magari appendiamolo anche quando hai fatto. Fatto questo, curiamo il giardino. Ho venduto gli spinaci che non valgono una cippa di faggio. Io vado un po' veloce perché sennò, raga, mi sembra una palla per voi. Ve lo faccio vedere per correttezza, ma insomma non voglio neanche tediarvi un'ora e mezzo a vedere lei che fa giardinaggio, ecco. Vai a evolvere. Io controllo i luccichi. Perché tanto le piante che devono essere evolute... hanno luccicano, per cui non importa, starà a passare su ogni pianta singola che ci mettiamo 20 anni, altrimenti... Qua c'è anche roba da scavare. Dai, veloce, veloce, veloce.
Povera Bridget, lei veramente non ha pace e ha di nuovo sonno. Non posso manco usarlo, il sostituto del sonno. Oh, sono anche tornati i bimbi. Kyle, no, amore, non posso. Che tristezza infinita. Quando hai fatto una doccia, tu, amore mio, fammi i compiti, dai. E anche lei poi fa i compiti quando ha finito di... E a farsi la doccia? Sì. Ma i bambini possono scavare. Cosa fantastica. Allora, guarda, fai una bella cosa. Aiuta mamma. Mentre mamma si occupa del giardino, tu scavi tutto lo scavabile. Questo no. Scavami almeno queste, dai. Ok, lei ha finito, i bambini sono a dormire. Lui è affamissimo, ha sonno, deve farsi una doccia. Lei ha fame, deve andare in bagno. Ora Briera è in bagno, è morta praticamente. Svegliati bimba e vai in bagno. Poi mamma sta preparando la cena, pasta primavera, dai. Almeno sul cibo non vi va male perché mamma è brava in cucina. Sempre sto vestito però. Cambia, te ne hai 5 di buono, te l'ho messi 5. Dai, ho finito ora di dire che sei brava, non mi smentire, ti prego. Vorrei anche farlo uscire un po', però davvero i ragazzi non so come fare perché non ha... Siamo messi sempre molto male qui. Vieni, svegliati, Tristan, vieni a mangiare. Ah, io ce la faccio? Sì. Allora, chiediamogli come va la scuola. Annusa gli avete chiede della sua giornata. No, che dai false e cattive notizie, ragazza, non mi sembra il caso. Incoraggia il comportamento recente, incoraggia ad apparecchiare la tavola. Magari a lui chiede della scuola. Esprimi affetto. Genitorialità costringi a fare la doccia. Bravissima piccolina, sei bravissima. Tu stai tutto sommato bene, puoi andare a dormire. Poi lei la mandiamo a letto perché ha sonno. Cosa vuole questo? Vediamo se lui è dal retta, lei sviene, ok, niente, sviene, ragazzi. Tum. Vabbè. Va in bagno. Fa una doccia veloce e poi vai a dormire. Ci vediamo domattina, ragazzi, in questa famiglia disastrata. Allora, è mattina, i bambini sono andati a scuola. Li ho fatti mangiare, li ho fatti giocare un pochino, lei ha già fatto i panni un'altra volta, ve l'ho tagliato perché insomma mi sembrava noioso. E adesso le sto facendo preparare la colazione. Ho delle cose in frigo, però voglio che mi aumenti l'abilità in cucina, quindi la faccio cucinare praticamente ad ogni occasione utile. Dai, su, non ci distraiamo troppo con questa musica, chi è che chiama? Pranzo della tristezza. Qualche bambino ha minacciato Tristan rubandogli i soldi per il pranzo. Bastardi. E Tristan si è messo a piangere davanti al preside. Trovate quel bambino o lo farò io. Influenza la responsabilità. Deve imparare a difendersi. Influenza la risoluzione dei conflitti. No, no, no. Bree dice trovate quel bambino o lo farò io. Non va bene assolutamente che ci trattino male così il nostro figlio. Già è sfortunato, è senza un padre. Insomma, ci manca pure che sia vittima di bullismo a scuola. E Bri è molto protettiva in questo, comunque è sola, quindi deve fare anche la figura del paterna e non è certamente facile per lei. E quindi, insomma, no, protettiva tantissimo, giustamente. E quindi trovano loro il bimbo, lo trova lei e sarà peggio, ecco. Bravissima, mangia, tesoro, mangia.
Poi facciamo una doccina. Cos'è, una doccia o un bagno? Doccia, va bene. Ok, andiamo avanti un po' veloce. Quasi non importava che me lo pulissi te, io l'avrei buttato qua, era meglio. Eccoci qua, ragazzi, l'oratore silvestre. Allora, facciamoli cercare le rane, quelle piante, ovviamente. Non crescono, anche perché dovrei... Perché ho notato che in realtà sono cresciute, ma mi sa che crescono ogni volta che passiamo. Pesca con l'esca. Boh, proviamo. No, pesca normale. Rana melanzana striata. Cerca un'altra e poi vai, peschiamo. Così aumentiamo l'abilità pesca anche. E a proposito di rane, questa quanto ora? 10. Ma porca miseria. Queste ce le possiamo. Cos'è questo? È un margherita. Che non valgono una cippa, insomma, la margherita. Non è che valgano tantissimo. Però, vabbè. Facciamo coppia alla rana, che non valgano una cippa manco queste. Prendiamo tutto questo qui. Orchidea, 2 sole, 32 simoleon, l'orchidea invece vanno benissimo. Questo è un innesto. Vendiamo tutto quello che possiamo vendere. Poi stasera io volevo un attimino farle fare qualcosa perché veramente poverina fa una vita grama. Potremmo uscire quindi con i bimbi e le sue amiche. Giusto per farle fare qualcosa, per farlo uscire un po' di casa, svagarsi, perché la sua vita è tutta giardinaggio, bucato, figli, cucina, giardinaggio, bucato, figli, cucina, è tutta così. Quindi insomma, mi sembra che si meriti un'uscita. Dai, siamo a 7000 simoleon. Il giardinaggio, se non altro, rende bene. Amelie ha incontrato Max a scuola, brava, fai amicizia tu. Cos'è, un pesce palla era quello. Prendiamo anche qualcosa o facciamo finta? Abbiamo però raggiunto il livello 4, dai, non è male. Almeno questo. Oh, allora hanno finito con la scuola. Visto che siete a casa intanto. Oh, cura il giardino, sì. E tu puoi. Sviluppa l'abilità. Mentale. Potrebbe anche lei sviluppare l'abilità sociale, dai. Prendiamo solo sto coso noi. Abbiamo ritrovato la pianta mucca! Eccola! L'altra volta trovavamo più cose interessanti. Comunque, vabbè, dai. Pazienza. Proviamo a pescare con l'esca. A parte non c'ho più niente. Ho venduto tutto. Ah, due addirittura. Teniamocela qui. Ok, vediamo i nostri cuccioli come stanno. Ne manca il divertimento. Dai, gioco un pochino al medico. Allora, mentre lui le manca il divertimento. Ecco, magari invece gioca a scacchi con tua sorella, dai. Allora, lei sta messa un po' così. Educazione, bene. Responsabilità, neutra. Risoluzione conflitti, neutra. Empatia, sta salendo piano piano. Controllo emotivo, insomma, non va troppo bene. Lui, invece, meglio la responsabilità, poca l'educazione. Risoluzione conflitti, empatia. Ok. Lo giocate che almeno, magari. Vedete che me lo conta mentre Bri dorme. Stringe una grande amicizia eterna. Vorrei che lei comunque la stringesse con lui. Induci a credere nei polli giganti. No, vabbè. Parla della scuola. Chiedi di ammirare le stelle, dai, che carini. Bambini sfortunati, che so che non avete molto perché la mamma ha le possibilità economiche che ha. E dobbiamo assolutamente sistemare la nostra casetta. Ecco, le è scesa l'empatia. Non ho fatto una buona scelta con a farla a dirle di indurre lui a credere quello cos'era? Boh, qualcosa di gigante. Non mi ricordo onestamente. Ma che ore sono? Cavolo, ma è l'una, sarebbe l'ora di andare a dormire anche.
Però vedi che lui sta andando bene. Dai, stringe, voglio stringere. Scusati. Parla della scuola. Chiediti scusa per averlo indotto a credere in qualcosa che non esiste. Ma amori. Induce a credere, ma parla dei giocattoli, basta. Indurla a credere a cose che non esistono, a discutere gli interessi. Ok, direi che è l'ora di andare a dormire. E lei ha raggiunto il livello 5 l'abilità sociale, perfetto. Bisogna stringere solo questa grande amicizia eterna. Dai, basta giocare a scacchi. L'ammetto, molto crudelmente mi interessano più l'aspirazione di lei. Ammetto. Chiedi di ammirare le stelle. Dai. Vi ricordate nei vecchi capitoli che poteva capitare che cadesse addosso il meteo, il satellite? Era fantastico. Nel 3 c'era il meteorite, nel 2 il satellite, se non mi sbaglio. Però era meraviglioso. Avevo sempre paura quando li facevo guardare le stelle o fargli fare aromanzia. Per la serie, guarda la stella cadente, speriamo la tiraschi in testa. Scusate, era una battuta del Monni. Beh, hanno fame. Mangiate. Diventa partner criminale. Aspetta a mangiare, aspetta. Diventa prima partner criminale con tua sorella. Per cortesia. Guardala lei. Che faccia, è felicissima di questa cosa. Cioè, è felicissima. Diventate migliori amici per sempre. Quindi lei è contenta? No, grande amicizia eterna ancora no. Ho deciso di farle fare dell'empanada, forse un formato famiglia, niente di troppo, ecco, numeroso. Visto che almeno mi sale anche in livello di cucina, più abilità mi raggiunge meglio è, più punti sono. Dai, andiamo avanti un pochino più veloce. Scusate, apro il cane. Eccomi qua, scusatemi l'interruzione, sono le 3:10, i bambini, anzi meno ore, i bambini vanno a scuola, quindi svegliatevi. Svegliatevi, è andata a scuola. L'impanada le mangerete quando ritornerete da scuola. Qui mi sa che c'è di nuovo da rifare. Oh, cavolo, lui scappa la pipì, vabbè, la farà a scuola, dai. C'è di nuovo da rifare il bucato, mi sa. Qui fruga nelle tasche. Qui non c'è niente, perfetto. Mangiato tesoro? A parte volevo mandarla fuori. Sono una fava. Volevo mandarla fuori con. Vabbè, comunque la faccio uscire lo stesso. Vediamo qui. Come chiamiamo. Oggi chiamiamo un servizio di giardinaggio. Facciamo così. Piantiamo solamente la pianta mucca. Perché la rivoglio in tutte le maniere. Cos'è questo? Bocca di leone. Innaffia. E innesta con questo, cos'era? Bocca di leone, no, anche questa, bocca di leone, no. Oddio, non mi ricordo dove la dovevo innestare per fare. Ah, no, volevo innestare la frutta del drago, ma tanto l'abbiamo ripresa la pianta mucca in maniera normale, per cui. Dov'è? Dov'è la mia pianta? Dov'è la mia vacca? Dov'è? Ah! Dov'è? Scusate, mi è sparita. Non sono impazzita, non c'è più. Non l'ho venduta, però io sono sicura di non averla venduta. Vabbè, frutto del drago. Prendi germoglio. No, basta, poi chiamiamo un servizio di giardinaggio. È arrivato. Fa evolvere, prendimi. A questo punto prendimi. Forza. Prendimi un germoglio. Non si può prendere un germoglio da qui. Prendi germoglio, su. Questo è un frutto del drago, giusto? Sì. Innesta.
Frutto del drago. Fertilizziamolo anche, dai, con una patata. Teoricamente dovrebbe venirmi la pianta mucca. Ok, dai, usciamo un pochino, intanto c'è il giardiniere, quindi non so bene dove andare, ma insomma, da qualche parte andremo. E ci andiamo con Candy. Ok. Ok, ragazzi, ho deciso di mandarle in palestra. Mettiti gli abiti sportivi, scusa, ho sbagliato. Però intanto lei ha un fisico assurdo comunque lei, nel senso è un po' strana, ha una vita veramente tanto sottile. Abbracciamola per salutarla, Candy. Poi ha delle braccia che se ti tira una sberla muori di fame. Cioè, propone un piano folle. E spettegoliamo un attimo. Oh, facciamo la lezione di yoga. No, non facciamola, facciamola in maniera. Facciamola semplicemente così, da sole, senza la lezione, perché costa un pochino troppo, ragazzi, sta lezione di yoga. No, 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 assolutamente niente lezione. Brava. Lei si affaccia adesso all'abilità del benessere perché non l'aveva mai fatto prima. I bambini sono ancora a scuola, come al solito, tutti stringe amicizie e tu invece studia sodo. Poi magari le facciamo escogitare qualche piano visto che sono diventati partner criminali. Ok, dai, basta con lo yoga. No, che brutta cosa. Ah, che effetto brutto, era unita tra le gambe da un filo di pixel, vabbè. No, 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 non inizio la lezione yoga, 110 simoleon, non li spendo per lo yoga. Allora, io la mando a raccogliere qualcosa, andiamo alla via di mezzo di velocità. Io ho detto di cercare delle rane, scavare insomma, una pietra. E poi ho deciso di mandarlo un po' a pesca insieme a Candy, almeno socializzano pure nel frattempo. Ho trovato un quarzo, va che culo. Tanta roba, ragazzi, eh. Occhio, non arricchirti troppo quando mi trovi le cristalli. C'è possibile valga più una patata ad un quarzo? Cioè, è assurdo, un'orchidea ad una pietra. Rana melanzana si è rivista. Non ballo una ceppa. Dov'è Candy? Che avrei detto di farlo insieme. Kyle, amore. Non posso. Non so se ci sarebbe qualcosa di male se li facessi rivedere solo per cena, senza bambini, non l'aiuta mica con i bimbi. Probabilmente si potrebbe anche fare, però. 11, cos'è questo, scusa? Un gurami. Eccellente, wow. Però dai, se non altro, queste qui valgano abbastanza soldi. Ma Candy non viene? Mi avevo detto di. Vabbè, peccato. Siamo qui a Danny's Dinner. Ho deciso che, insomma, per loro la cosa migliore sarebbe stata andare a mangiare in una semplice hamburgeria. Aspetta, aspetta, che c'è un tavolo. Portiamo qui anche i bambini, dai. Poverini, giusto per fargli fare qualcosa anche a loro. È che non ci sono mai, se no. Cosa stai combinando? Ah, entrambi state combinando un pasticcio. Fermi, fermi, fermi. Allora, via, approfittiamone. Genitorialità, disciplina del comportamento recente. Risoluta. Esprimi delusione per aver combinato un pasticcio. Genitorialità, disciplina del comportamento recente, risoluta. Esprimi delusione per aver combinato un pasticcio. E lei non la discipliniamo? Poi sediamoci insieme. Non so se me l'ha preso però bambini, sai. Vediamo. Sto ordinando per il tavolo. No, non me li ha presi. Ma porca miseria. Vabbè, ragazzi.
Si prende un caffè lei, anche lei, dai, tutte e due un caffè. E poi ci mangiamo. Qualcosa in un costume, un annocchio della testa. Lei si prende del salmone, però, dai, togliamoci questa soddisfazione. A lei qualcosa che costi poco, ma che non è formaggio. Visto che devo offrire io. Mi dispiace, Candy. Vabbè, allora dai, voi intanto fate una cosa amichevole, chiedete la sua giornata. Ma avete fame? Avete sonno? Condivido un segreto. Abbraccio affettuosamente. Poi li mandiamo a casa così si prendono un po' cura di sé. Volevo. Pianifica di barre la classe. Con tazze piene d'acqua. Pianifica di iniziare una lotta con il cibo. Mamma mia, sta cena sta durando un'infinità, ragazzi. Doveva essere una cosa rapida. Giusto una cenetta da tre amiche, ma ci stanno una eternità. Mangia, amore, su. Vabbè, non hai più fame, basta. Terminiamo e paghiamo il conto perché si è fatto le 9. E lei avrebbe bisogno di fare anche qualcosa. A parte andare a dormire. Vai in bagno, tesoro mio bello. Ok, ragazzi, direi che invece ci salutiamo perché secondo me è tantino che sto registrando. Quindi io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima volta. Se questo video vi è piaciuto, mettetemi un like e fatemi sapere cosa ne pensate tramite i commenti. Iscrivetevi se volete anche al canale per restare sempre aggiornati. E noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo episodio. Sol sol!